Ciao a tutti, benvenuti. Oggi vogliamo fare un piccolo video in cui vogliamo farvi vedere come realizzare i ferri accorciati con lavorazione legaccio a diritto. Per far vedere e rendere meglio l'idea per che cosa serve e come si comporta appunto il punto accorciato ai ferri, faremo un piccolo campioncino insieme a voi e avviamo quindi 18 maglie. Per l'avvio, se avete bisogno, qui sotto o qui sopra anche potete trovare il link allegato che potete tranquillamente consultare se volete vedere il metodo che stiamo utilizzando in questo video, ma anche altri metodi. Abbiamo avviato le maglie, facciamo un nodino per non farle scappare. Ora partiamo con la lavorazione e con i primi ferri. Primi due ferri facciamo tranquillamente lavorazione per il diritto, così come si presenta senza nessuna modifica. Ferro è fatto con lavorazione allegaccio a diritto, anche il secondo nello stesso modo. Questa è una lavorazione davvero facilissima perché applichiamo sempre il punto di lavorazione a diritto, quindi il punto base di lavorazione a maglia, che poi però facendo appunto tecnica di ferri accorciati vi permette di creare dei lavori bellissimi perché vi permette appunto realizzare i capi che seguono la sagoma di una, sagoma, scusate, di una persona. Quindi finiamo anche questo ferro così come si presenta, mantenendo sempre il numero di ferri, di mali che abbiamo scelto. Eccoci. Ora, dal terzo ferro, iniziamo con l'applicazione della tecnica dei ferri accorciati, che è davvero semplicissima per questa elaborazione, per il motivo legaccio diritto. Allora, andiamo a elaborare le prime 6 maglie con elaborazione per il diritto. 2. Una volta che siamo arrivati qui, mettiamo marco punti per non dover sempre tornare a contare. Adesso nel nostro esempio sono pochi mali, quindi è facile anche poter ricontare. Però se dovessi realizzare un capo in cui dovete fare, non lo so, 100, 120 o anche di più maglie, sempre meglio evidenziare e ricorrere all'aiuto di marco punti. Allora, a questo punto, vedete, abbiamo messo marco punti per segnalare il numero di maglie per la prima lavorazione. Ora spostiamo anzi andiamo a spostare dal ferro di sinistra senza lavorare una maglia e la appoggiamo sul ferro di destra. Facciamo cadere, vedete, così lasciando andare il filato davanti perché facendo la lavorazione per il diritto si è trovata sempre dietro. Giriamo il nostro lavoro, guardate, mantenendo sempre il filo d'altra parte, ci aiutiamo con l'indice e la manteniamo sempre lì così come si presenta. Quindi adesso girando il lavoro è dietro. Torniamo a prendere la maglia appena spostata senza di nuovo lavorare, semplicemente la riportiamo al suo posto. Così facendo abbiamo appunto fissato il filo d'altra parte. Quindi abbiamo fatto questo passaggio di fissazione. Spostiamo il marco punti, ecco, e ora iniziamo la lavorazione di 6 maglie prima elaborate con il ferro di ritorno, sempre con lavorazione per il diritto.
abbiamo appunto fatto il ferro numero 3, in cui abbiamo lavorato 6 mali, li abbiamo evidenziato con il marco punti. Il ferro numero 4 abbiamo fatto il ritorno, fissazione del ferro filato, ritorno e lavorazione di 6 maglie, quindi questa è la lavorazione di mezzo, cioè di queste ferri che abbiamo evidenziato, scusate, le maglie. Ora il ferro numero 5 andremo a lavorare appunto così come si presenta per il diritto sempre, ma a sto punto però andiamo ad aggiungere altre mali di cui abbiamo bisogno per creare una seconda sagoma, in questo caso, sempre per facilitare, ne facciamo altri 6, quindi facciamo primi 6 che abbiamo già evidenziato, vedete così come si presentano. Ecco qui, spostiamo sempre marco punti perché lo dobbiamo portare sempre avanti per la nostra lavorazione. Ora aggiungiamo altre 6 maglie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 perché la divisione l'abbiamo fatto per 3. Mettiamo di nuovo un altro marco punti, così abbiamo il numero diviso senza confonderci, senza dover contare, tenendo conto sempre che i lavori vanno fatti comunque con un numero di mali molto più grande, quindi sempre meglio usarli. Spostiamo di nuovo questa maglia da sinistra sul ferro di destra senza lavorare, ma semplicemente spostando. Poi facciamo cadere il filato in mezzo, vedete, davanti, abbiamo fatto cadere il nostro filato davanti, giriamo i ferri, proprio giriamoli per il nostro lavoro. Allora prendiamo indietro, rimettiamo indietro la maglia appena spostata senza lavorare, riprendiamo marco punti ed ecco che ci ritroviamo appunto con le maglie appena lavorate. Quindi ora ferro di ritorno, andiamo di nuovo a rilavorare le nostre maglie 6 più 6, le 12 maglie, così come si presentano per il diritto. Abbiamo fatto anche il secondo blocco, vedete che sta già prendendo questa forma di cui abbiamo bisogno, mantenendo la parte più sottile e quella più larga. Ora il nostro ferro di andata, che è il numero 7, dobbiamo fare tutto, quindi tutti 18 maglie. Il nostro ferro numero 7, anche il ferro di ritorno lo facciamo così come si presenta, coinvolgendo appunto nuovamente tutti 18 maglie. Ecco, dopo aver concluso anche ottavo, sì, il ferro, quindi completamente abbiamo chiuso questo primo blocco, possiamo benissimo vedere appunto questa divisione che sta succedendo facendo lavorazione ai ferri accorciati. Ferri accorciati e lavorati con il legaccio a diritto ci permette appunto realizzare questo passaggio senza neanche creare dei buchi in mezzo, vedete, non ci sono dei buchi in mezzo e non si riesce neanche subito a capire che sono stati fatti le mezze righe, cioè i ferri accorciati, quindi è perfetto per un progetto. Se dovete fare i ferri accorciati applicando questa lavorazione, questo punto, sappiate che non si vede, è molto bello e molto gradevole il effetto, è anche facilissimo veramente da realizzare, basta ricordare quel piccolissimo, semplicissimo passaggio. Ora, per
rendere meglio l'idea, torniamo a rifare un altro blocco insieme e così vediamo un'altra volta i passaggi. Quindi guardate, il ferro numero 9 va fatto come il ferro numero 3, quindi le prime 6 maglie vanno elaborate, vedete, quindi spostiamo il marco punto così abbiamo le nostre 6 maglie. Spostiamo la maglia dal ferro di sinistra verso sul ferro di destra senza nessuna lavorazione, un semplice spostamento. Facciamo scivolare il filato. Vedete? Giriamo il nostro lavoro. Abbiamo già il filo che si presenta da dietro, come abbiamo bisogno per la lavorazione a diritto. Torniamo a rispostare la nostra maglia appena spostata sul suo posto, quindi sul ferro di destra, spostiamo anche i marco punti e finiamo il ferro per le maglie che ci sono, in questo caso sono 6, lavorando per il diritto. Questo è appunto la lavorazione accorciata di 6 maglie di prima. Ecco, ora abbiamo fatto il ferro numero 9 in cui abbiamo evidenziato, il ferro numero 10 in cui abbiamo fatto le lavorazioni di accorciata, ora il ferro numero 11 va fatto come il ferro numero 3, 4, 5. Quindi vanno fatte appunto questi primi 6 più 6, quindi 12 maglie. È davvero semplice, semplice. Arriviamo al marco punti, li spostiamo, vedete com'è facile quando si usano marco punti, non dobbiamo tornare a ricontare. Spostiamo, andiamo a prendere la tredicesima maglia dal ferro di sinistra e la spostiamo senza lavorare sul ferro di destra. Facciamo cadere il filato, giriamo i nostri ferri, il nostro lavoro e ci troviamo con il ferro di ritorno. Torniamo a rispostare la tredicesima maglia di prima, senza lavorare, sul suo posto, marco punti, e finiamo il ferro facendo lavorazione di 12 maglie, mantenendo sempre il nostro punto. Ora, ferro di andata, andiamo a farlo tutto, quindi concludiamo il blocco con la lavorazione di tutti 18 maglie così come si presentano. Anche il ferro di ritorno va fatto e lavorato nell'identico modo, quindi mantenendo sempre tutti i punti e lavorando tutte le maglie. Concluso anche il secondo blocco e vedete come si vede benissimo appunto la parte allargata e quella più corta. Diciamo che voi dovete per tutto il vostro lavoro appunto fare dal ferro numero 3 al ferro numero 8 sempre lo stesso giro e lo stesso blocco. Più andrete avanti più vedrete che la parte sotto diventa sempre più larga e la parte e sopra, quella finale che lavoriamo di meno e viene coinvolta nel ferro numero 7 e 8, ultime maglie, è quella più sottile. Quindi è facilissimo, veramente facilissimo da realizzare, basta seguire il schemino. Poi questo è appunto una lavorazione che viene spessissimo utilizzata appunto per realizzare le manteline, perché permette appunto avere questa parte sotto più lunga, la parte sopra dove c'è ad esempio il collo molto più piccolina, giustamente perché mantiene e segue la sagoma del collo, delle spalle e poi sui fianchi scende giù.
Speriamo che questo video sia stato utile, che siamo riusciti a spiegare bene che è come realizzare i ferri accorciati, che è davvero semplicissimo. Grazie a tutti che siete rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo video.